Grafroghe Francesco Muzzopappa, con la collaborazione di Cinema 80, il primo cinema con le sale buie, presentano La Casa della Morte 2, puntata 1. Non era una casa, non era una capanna, non era una villa, non era un trilocale ristrutturato, finiture di pregio e ampio parcheggio, non era uno chalet, un domicilio. Era una casa, ma non era una casa come tante. Era una casa speciale, una casa che solo a guardarla dicevi Madonna. E solo a dire Madonna ti cadevano addosso sciagure, disgrazie, calamità, maremoti, gente strana, maialini, fischi, ielle e male sorti. Tutti la conoscevano come casa e tutti la conoscevano come morte. Era la famosa La Casa della Morte. Nessuno nel giro di chilometri quadri osava avvicinarsi alla Casa della Morte. Persino i navigatori si rifiutavano di indicare dove fosse questa casa. Perfino i TG, quando ne parlavano, parlavano d'altro. Una casa terribile, con due R, due B, due T, una Z e 8-9. Terribile! Ma la casa, ignorante com'era, non sapeva che c'era al mondo un uomo senza timore, senza paura, senza nemmeno un briciolo di cosa che uno si mette a tremare. Dal nome infernale, Gianni Infernale. Temuto dai ladri, rispettato dai malviventi, osannato dal pubblico ma stroncato dalla critica, Gianni Infernale decise un giorno, un giovedì alle 12, di sfidare la casa e scoprirne i segreti. Così, dopo aver percorso chilometri in autostrada, lasciandosi alle spalle la stradale, gli autogrill e le battone, accostò la sua super macchina, una golfa, e decise di attraversare il cancello all'ingresso del giardino sul davanti, alla destra dell'ingresso del giardino del di dietro. Finché, camminando, si trovò davanti a un portone tutto nero in macramè. Cosa farà Gianni Infernale davanti al portone tutto nero macramè? Scegli tu tra A. aprire la porta, B. chiudere la porta, C. chiamare Obama. Ma aspetta, perché Gianni, contrariamente agli altri Gianni, durante il suo tragitto incontrò un vecchio saggio dotato di mazza, che gli disse una lunga parola magica. È pericoloso andarci da solo, prendi questo! Cosa gli diede? Un ambo, un terno o un treno? Lascia un commento e forgia il destino di Gianni. Cosa farà? Cosa si porterà dietro? Il più votato diventerà vero. Il meno votato lo venderemo su eBay a pochi scellini. Compralo anche tu!